buon pomeriggio, eccoci al nostro appuntamento quotidiano con la salute. Abbiamo con noi il nutrizionista Giuseppe Marzulli. Ciao, ciao. Giuseppe, bentornato. Ciao, grazie. Con cui parleremo di alimentazione con un occhio alle abbuffate dei prossimi giorni, delle prossime ore. Allora, infatti ci sta, dopo aver assaggiato in cucina, adesso cerchiamo di parlare di come, insomma, comportarci durante le feste. Infatti le feste arrivano anche naturalmente le tavole imbandite, la vera sorpresa poi tra qualche giorno potremo trovarla però sulla bilancia, ecco, e non sotto l'albero di Natale. Non rischiamo però soltanto di ingrassare, ma anche di subire delle indigestioni. Quindi quali sono gli errori più comuni, quelli naturalmente che commettiamo durante questi giorni di festa? Gli errori più comuni, Mary, sono due, di due tipologie. Una è quella di mangiare troppo, quindi esageratamente rispetto alle nostre esigenze, anche del nostro organismo stesso, quindi andare un po' oltre i limiti. E il secondo errore più comune è quello di sbagliare degli abbinamenti. Cioè, le feste sono molto belle, però bisogna essere in grado di scegliere il menù giusto per poter anche associare bene i cibi tra di loro. Infatti si mangia troppo, vuol dire che occorre stare sempre a dieta per godersi le feste? Come dobbiamo comportarci in questi giorni clou? Assolutamente no, io alle persone che si rivolgono a me dico di godersi il momento di festa anche tenendo conto di tanti altri valori legati, insomma, alla famiglia, anche legato al giorno di festa. Però ecco, noi possiamo decidere come bilanciare il menù, quello cosa scegliere da mettere in tavola, e a questo proposito ovviamente è tutta nostra responsabilità anche selezionare le cose più giuste, fare gli abbinamenti più giusti, senza esagerazioni, diciamo, durante questi giorni rossi clou, come hai detto tu. A proposito di abbinamenti, a cosa dobbiamo fare attenzione? Ecco, io amo questa immagine del cubo di Rubik. Eccolo qua. Praticamente io penso che dovremmo cercare di immaginare i nostri pasti sempre come composizione di nutrienti, carboidrati, proteine e grassi, un po' come questo cubo, appunto, è in cui praticamente i carboidrati e le proteine e grassi devono essere selezionati sempre in maniera attenta, soprattutto associandoli bene. Perché per esempio, questo? Facciamo un esempio. Assolutamente sì. Ad esempio, noi non sappiamo che, ad esempio, i carboidrati vengono digeriti a livello della bocca, ad esempio, ad un pH alcalino, mentre le proteine vengono digerite a livello dello stomaco con un pH acido. Quindi, esagerando con le dosi delle une e delle altre, noi potremmo avere delle digestioni parziali dei carboidrati e delle proteine, e in questa maniera poter avere anche dei residui che rimangono poi nel corso della digestione indigeriti, e questi danno origine a dei fenomeni di fermentazione, di gonfiore, di malessere, quella indigestione di cui parlavi tu prima. Sì. Quando ci si sente gonfi, appunto, o si hanno delle indigestioni, quali sono le cause? Sì, esattamente questo. Appunto al cibo. Ad che esempio, tipo di cibo può provocare questo tipo di disagio? Ad esempio, un'associazione errata è quella delle proteine tra di loro, perché il succo gastrico, che per digerire la carne o il pesce o il latte, è differente l'uno dagli altri, l'uno dall'altro. Sì. Quindi un'associazione sbagliata, ad esempio, è carne e latte, pesce e latte. Un'altra associazione errata che molto spesso si fa è anche quella degli amidi con i cereali. Pasta e patate rallentano la digestione. Un'altra ancora è quella del vino e della birra con i carboidrati. Ecco, ad esempio, il vino e la birra, ad esempio, acidificano. Quindi, alla luce di quello che ho detto prima, vanno bene con le proteine, che hanno bisogno dell'acidità per essere digerite. Quindi il vino rosso con la carne, il vino bianco con il pesce va bene, ma pizza e birra purtroppo non va bene. Ecco, questo è un... E la pizza dovremmo accompagnarla con cosa? Ecco, con l'acqua. Con l'acqua, diciamo. Con l'acqua. Evitiamo quindi l'alcolico e anche queste fonti di acidità, ecco, per il nostro organismo. Ci sono invece degli abbinamenti positivi da consigliare? Assolutamente sì. Uno degli abbinamenti positivi, ad esempio, è quello di associare l'olio con degli ortaggi contenenti vitamine, carotenoidi, ad esempio. Ad esempio, le carote o i pomodori molto spesso si consumano senza olio, giustamente, anche per evitare i grassi. Effettivamente invece le vitamine presenti in questi ortaggi vengono maggiormente digerite, soprattutto quando accompagnate dall'olio.
Quindi ecco, un'associazione buona è quella, oppure ad esempio un'altra è quella del ferro, cioè di utilizzare gli alimenti contenenti ferro vegetali, tipo i legumi o gli spinaci, la verdura, insieme alla vitamina C, tipo al limone piuttosto che ai cavolfiori, eccetera. Quindi associare ad esempio cavolfiore con legumi o limone con gli spinaci aumenta l'assorbimento del ferro. Quindi questa perfetto, è un'ottima associazione. Perfetto. Abbiamo qualche secondo di tempo, io approfitto della tua presenza anche per chiederti, dopo aver mangiato il 24, il 25, il 26, in quei giorni intermedi, per esempio prima del fine anno, come dobbiamo alimentarci? Che cosa dobbiamo mangiare? Lì in quel caso vale la regola della moderazione, ovviamente. Ecco, io penso che bisogna essere molto attenti a sentire il proprio corpo, no? Quindi quando dopo aver mangiato tanto, il giorno prima e il giorno dopo si sente, insomma, ancora un senso di sazietà, sicuramente avere un'alimentazione basata piuttosto su molti liquidi, tant'acqua. Vegetarianesimo, diciamo così, quindi mangiare molta verdura, molta frutta, anche utilizzare delle tisane, ecco, sicuramente il drenare l'eccesso delle calorie, anche dei cibi complessi che abbiamo consumato, perché il problema di questi giorni rossi è che consumiamo tanto è un po' di tutti ipercondito. I nutrienti. Assolutamente sì, questo è il problema. Va bene, faremo tesoro di questi tuoi consigli. Grazie Giuseppe grazie per essere voi, stato con noi, ti auguro buone feste. Altrettanto. Grazie di cuore. Allora Stefania, allora siamo pronti, vogliamo concludere questa bellissima puntata con una canzone molto allegra, è una canzone gospel pubblicata nel 1969, il singolo è diventato una hit internazionale ed è stata interpretata da tantissimi cantanti ed è un po' il simbolo del passaggio all'anno nuovo. Per noi Davide e Antonio cantano Oh Happy Days. Naturalmente vi dà appuntamento a domani alle 14.45 con due ospiti splendidi, Rita Dalla Chiesa e Roberto Ciuffoli, con tanti argomenti come sempre, qui a Buon Pomeriggio, vi aspettiamo! A domani, ciao! A domani!
Questo appuntamento è stato offerto da... Quest'anno al trasporto ci pensa Nuova Arredo. Trasporto e montaggio in regalo fino al 31 dicembre.